Parliamo con Alex Forlani, uno degli attaccanti che ha messo a segno il gol del pari, se non mi sbaglio, quindi una partita che da quel momento poi è tutta stata in salita, nel senso che la squadra di casa, la Don Bosco, ha giocato meglio e appunto ha legittimato la vittoria di questa partita. Sì, diciamo il pareggio è stato lo scossone, ma abbiamo avuto comunque diverse occasioni da gol prima del mio pareggio. E in una partita comunque non semplice, siamo partiti un poco timorosi e abbiamo regalato credo un quarto d'ora all'avversario e non eravamo ben messi in campo e per questo abbiamo sofferto un pochino, siamo andati in svantaggio. Secondo tempo meglio, più a palle gol, più gioco diciamo lineare come se dal solito fare, la squadra di ospiti comunque ha avuto molta difficoltà e quindi anche se ci ha provato in varie volte anche nel secondo tempo. Sì, no, loro sicuramente, io l'avevo detto già in precedenza, non dovevamo aspettarci comunque una squadra di bassa classifica sotto l'aspetto tecnico-tattico, perché comunque io l'ho vista una buona squadra quadrata che ci ha messo, ripeto, in difficoltà anche perché ci hanno pressato alti all'inizio, poi probabilmente loro hanno pagato questo nel secondo tempo. Noi siamo partiti un po' non timorosi, ma comunque siamo partiti non benissimo e poi nel corso della partita, ma già nel primo tempo, nella seconda parte del primo tempo, potevamo comunque pareggiare e andare in vantaggio. Importante giocare in quel modo, appunto palla a terra senza fare palla lunga e pedalare, come suol dire. Beh no, quello sono un po' le caratteristiche di questa squadra, quando giochiamo palla a terra sappiamo farlo e riusciamo ad impensierire qualsiasi tipo di avversario. Infatti due gol di quelli che sono venuti nel secondo tempo sono venuti in questo modo, quindi tocchi vari, chiaramente la palla dentro in porta. Sì, è proprio così, ripeto, ma prima del nostro pareggio, nel primo tempo potevamo andare in vantaggio, il secondo tempo è stato sì, un po' più in discesa per noi, abbiamo trovato il 2-1, se non sbaglio, all'inizio, a 7 minuti secondo tempo, tra l'altro complimenti a Noa che debuttava oggi, un giocatore nuovo che è venuto da questa settimana. Giovane che comunque nasce dalla Don Bosco e poi si fa il giro delle squadre di Gaeta. Sì, sono contento per lui, è stato un bel inizio per lui e buono per noi che ci ha dato una mano, insomma, ecco il 2-1 poi ci ha dato, come dire, più tranquillità nel gestire palla, nel cercare poi di chiudere la partita. Importante avere una rosa vasta, perché ho visto in tribuna un po' di giocatori che non erano a disposizione, no? Sì, un po' qualcuno per squalifica, qualcun altro per infortunio, per assenze, insomma, lavorative, impegni personali, però siamo tanti e penso che oggi comunque abbiamo dimostrato comunque di avere una rosa competitiva sotto tutti i punti di vista e di potercela giocare in qualsiasi modo. Ecco, domenica arriva un altro bel big match contro l'Ermata, quindi anche qui insomma non è una passeggiata. No, arriva la prima della classe, oggi non so cosa, mi sembra che abbia pareggiato con il Nuovo Latina. Vabbè, noi affronteremo questa gara con giusti stimoli, e cercando di sbagliare poco e di fare bene, ecco, di sfruttare quelle occasioni che riusciamo, che sono convinto che comunque riusciremo ad avere. Chiaramente era importante oggi vincere, perché affrontare una gara del genere con una sconfitta sarebbe stata completamente diversa. Ci alleneremo bene, affronteremo questa partita con la massima tranquillità e con gli stimoli giusti. D'accordo, è tutto, in bocca al lupo. Grazie.